tra le questioni che naturalmente il Forum Universale delle Culture di Napoli non poteva non affrontare, vi è anche una parte significativa dedicata al tema dei dialoghi sulle mafie globali, verso il ruolo delle mafie. E naturalmente questo a Napoli credo che sia un tema significativo, innanzitutto perché è una questione appunto globale, ma anche perché Napoli, che è stata devastata per tanti aspetti, in tante forme della sua vita civile, dalla presenza della Camorra, è oggi una città che è all'avanguardia nella lotta alle mafie e nella lotta alla Camorra. Abbiamo saputo mettere in campo iniziative, strategie e conquistare risultati che ci permettono oggi di dire che processi di liberazione significative sono accaduti e che adesso in tanti luoghi la Camorra ha perso. E questo ci permette anche di poter dire che anche a livello europeo e globale le esperienze legislative, i movimenti e le strategie approntate contro le mafie fanno di Napoli una capitale di impegno, e la cultura antimafia ha saputo accumulare a Napoli strategie e conoscenze che hanno un valore europeo universale.